La mia sfida di oggi è riuscire a preparare una pasta fresca, buona come quella tradizionale, ma senza uova. Scommettiamo? Utilizziamo della semola rimacinata di grano duro. Puoi anche sostituirne una parte con della farina, ma in quel caso c'è da ribilanciare la dose d'acqua. Aggiungo il sale e acqua a filo cominciando ad impastare a mano. In molte versioni della pasta fresca senza uova si aggiunge anche un pizzichino di curcuma per un colore un po' più giallo. Puoi farlo anche tu, tieni soltanto in considerazione che andrà ad alterare leggermente il sapore della pasta. Una volta che l'impasto prende consistenza, per comodità mi sposto sulla spianatoia. Utilizzando la semola al posto della farina 00, l'impasto risulterà un pochino più ruvido, un pochino più rustico. Il metodo di lavorazione però rimane lo stesso. Dobbiamo avere come obiettivo quello di rendere la nostra pasta il più liscia possibile e per farlo la lavoriamo in questo modo, evitando di stracciare la maglia glutinica. Una volta lisciato per bene, copro l'impasto con pellicola e lo lascio riposare per almeno mezz'ora. Panetto riposato, è il momento di stenderlo. Lo divido circa a metà con un tarocco. La parte che non utilizziamo subito, sempre meglio tenerla ancora coperta da pellicola. Poi, sempre aiutandoci con un pochino di semola, andiamo ad allargare leggermente l'impasto e poi proseguiamo nella stesura. Si può fare tutto a mano con il mattarello, oppure per un lavoro di maggior precisione utilizzare la tirapasta come faremo noi oggi. Possiamo anche dividere ulteriormente l'impasto se dovesse sembrare troppo. Cominciamo dallo spessore maggiore. Lo ripieghiamo per dargli forza e poi via via diminuiamo sempre lo spessore continuando a passare l'impasto e a piegarlo a bisogno. Un passaggio al penultimo spessore e la nostra sfoglia è pronta. Andiamo a dividere per comodità, la lunghezza di circa 30-35 cm è ideale per le tagliatelle. Adesso vado a regolarizzare la forma del mio rettangolo, ovviamente questo è particolarmente importante se avete steso a mano, quindi avete una forma irregolare. Cospargiamo con della semola e per poterlo arrotolare e tagliare in forma di tagliatella, il nostro impasto deve essere adesso fatto seccare per un po' di minuti per lato, circa una decina. Trascorso questo tempo di riposo, è il momento di arrotolare la nostra sfoglia. Formiamo un rotolino piatto, teniamo l'attaccatura verso l'alto, in questo modo, e posso prima spuntare per regolarizzare bene la forma del mio rotolino, dopodiché andare a tagliare le tagliatelle a 7-8 mm in larghezza. Tenendo l'attaccatura così verso l'alto, sarà facilissimo sollevare i lembi e andare a formare il classico nido, così. Ed ecco pronte le nostre tagliatelline, proprio come ti dicevo, buone come quelle tradizionali. Puoi consumarle subito oppure farle seccare. Mi raccomando, fammi sapere nei commenti come le condirai. Buon appetito!